4.000 alunni di 150 classi nelle primarie di Arezzo, Siena e Prato. Sono questi i numeri dell'edizione 2017-2018 di ROAR. Ricicla, agisci, risparmia. Quest'anno gli alunni hanno affrontato una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di ecoazioni a tema risparmio energetico. È una raccolta davvero straordinaria di tappi di acciaio e plastica. In tutto ne sono stati raccolti oltre 2 milioni. Questi bimbi hanno anche il grande compito di riprendere qualche comportamento scorretto dei genitori. Nel suo caso com'è andata? Mi succede spessissimo perché è mia figlia che organizza tutta la dinamica domestica dello smaltimento dei rifiuti, della differenziata, e tutti i giorni si raccomanda e ci sanziona nel caso in cui si hanno comportamenti sbagliati, e questo dimostra che il progetto va nella direzione giusta perché sono i nostri primi controllori bambini. Il ruggito più forte è stato quello degli alunni della primaria Madagli di Fratta nel comune di Cortona, che si sono aggiudicati la prima e la seconda posizione del progetto nato dalla collaborazione fra Straligut Teatro, Estra e Legambiente. Questo progetto è molto interessante perché è una gara, quindi tutti i bambini sono come dire, spronati per raccogliere, poi per fare la differenziata. Questo ci sembra un risultato molto bello e appunto noi siamo come partner di questo progetto e appunto abbiamo seguito la fase della raccolta, e poi ci saranno dei laboratori come premi per queste classi in cui potranno esserci degli approfondimenti sia dal punto di vista teatrale per quanto riguarda Straligut, sia per quanto riguarda appunto l'educazione ambientale per quanto riguarda appunto Legambiente. Al terzo posto le classi terze delle sezioni A e B della scuola elementare di Alberoro. Il premio Ricrea è andato invece alla seconda B della scuola Montebianco di Arezzo, il premio Extra Click alla quarta B della stessa scuola.